Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la recensione di Alejandro El Papu Gomez, l'attaccante argentino dell'Atalanta che grazie a 3 assist nella partita contro la Roma si è meritato la sua prima carta in form, che si presenta con un 80 di overall, più 3 rispetto alla sua versione upgrade non in form. Gomez, come nella sua versione non in form, lo troviamo come ala sinistra. E come ogni buon esterno, vediamo subito il 90 di velocità, con 92 di accelerazione e 87 di velocità scatto. Valori altissimi e ovviamente perfetti, soprattutto se consideriamo che ha 85 di dribbling, che si divide in 82 di controllo palla, 83 di dribbling puro, 95 di agilità e addirittura 97 di equilibrio. E grazie alle 4 stelle skill, Gomez è veramente un giocatore fenomenale nell'1 contro 1. Ed è proprio quel 97 di equilibrio che lo rende un giocatore molto particolare. Infatti, nonostante non abbia molta forza, riesce a non cadere se viene contrastato spalla a spalla e addirittura ad andare via in velocità ai difensori un po' meno veloci. L'upgrade più sostanzioso, però, rispetto alla sua versione non in form, lo troviamo nei passaggi. Infatti, sulla carta 80, che è addirittura più 7 rispetto alla precedente versione, che si divide in 80 divisione. 83 di cross, 77 di passaggi lunghi e 78 di corti. Buoni valori che anche grazie alle 4 stelle piede debole lo rendono un ottimo esterno, dato che essendo destro e giocando sulla sinistra spesso crosserà appunto con il piede sinistro, ma riuscirà comunque a farlo bene, soprattutto se abbiamo in area un attaccante con discrete doti aeree, riusciremo a segnare diversi gol di testa. Infatti ho preferito utilizzarlo per crossare per 2 motivi. Il primo è ovviamente perché fa degli ottimi cross, soprattutto quelli tesi. E il secondo motivo è per le sue statistiche di tiro. Infatti sulla carta 75, che si divide in 78 di posizionamento, 81 di potenza tiro, 81 di long shot e solamente 68 di finalizzazione. Premesso che a me piace giocare con gli esterni e soprattutto mi piace rientrare e tirare, con Gomez ho trovato molte difficoltà, dato che da dentro l'area, soprattutto con il tiro di precisione, spesso sbaglia. E nonostante l'83 di effetto, ma anche da fuori area ho avuto altrettante difficoltà perché ho provato molti tiri, ma non sono mai riuscito a segnare nemmeno un gol. E non sto nemmeno a parlare della difesa, perché tanto ha 30 sulla carta e come work rates ha alto-basso. E quindi non si avvicinerà nemmeno per sbaglio alla nostra area di rigore. Infine troviamo un 60 di fisico, dove spicca l'83 di stamina, che è secondo me un valore fondamentale per un esterno che basa il suo stile di gioco sulla velocità, e troviamo anche 43 di forza fisica, 70 di aggressività e 75 di elevazione. Ovviamente Gomez non è molto forte di testa, dato che ha 51 di precisione di testa. E anche se il valore di 75 di elevazione non è proprio basso, bisogna considerare che è alto solo 1,65 m e quindi vincere un duello aereo sarà quasi impossibile. Però comunque non è un contro del giocatore, dato che non gioca in mezzo all'area e difficilmente riceve palloni alti. Secondo me, con queste caratteristiche, però, su FIFA sarebbe molto più utile se giocasse come esterno destro, così potrebbe crossare con il suo piede, e dato che tanto tirare con lui è praticamente inutile. Mi è capitato diverse volte infatti di spostarlo sulla destra a partite in corso per sfruttare meglio i suoi cross. Nell'insieme il giocatore mi è piaciuto abbastanza e considerando il prezzo che si aggira sui 15.000 crediti per PlayStation e sugli 11.000 per Xbox è assolutamente da provare. Ricapitolando come di consuetudine i pro e i contro troviamo tra i pro la velocità, l'equilibrio e il dribbling, mentre tra i contro assolutamente il tiro, la forza e, come detto prima, il ruolo. Il voto finale che do a questo giocatore è 7,5. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale qualora già non lo foste, a mettere mi piace e a commentare facendomi sapere come è sembrato a voi questo giocatore. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima review. Ciao!